Dove creare delle belle grafiche animate con semplicità? Su InVideo. E non so se si possa capire con questa pronuncia, visto che c'è un po' un gioco di parole, no? InVideo. Vabbè, ed oggi sono qui per mostrarvelo, capire quali sono i suoi punti forti e soprattutto a chi è indirizzato. Allora, questa è la pagina di benvenuto. Peccato che sia solo in inglese, ma è facile da comprendere. Parlano più le immagini che il testo. Già da qui vi fate un'idea. Scegliete una grafica che più vi aggrada, la personalizzate secondo le vostre esigenze e la scaricate. La potete infine condividere direttamente sui principali social. Poi, 5.000 diverse scene da poter modificare. E quindi avete l'imbarazzo della scelta, strada tutta diritta. Suddivise poi per tema, così da partire già da delle basi idonee, quindi velocizzare, per così dire, la ricerca. Eccomi pronto per effettuare l'accesso, io sono già registrato e vabbè. I soliti dati devono mettere i nuovi utenti, quindi nome e cognome, email, logicamente una password e il numero di cellulare. Dati veritieri, mi raccomando ragazzi, perché sono necessari se intendete avere un piano a pagamento. Io ho scelto la Limited, quello più costoso, e non lo dico per gasarmi, ma insomma per informarvi, e a buon diritto quello che mi offre di più. Nella pagina del profilo avete tutte le caratteristiche elencate. Oltre c'è un resoconto di quanto le avete usate. Dei limiti ci devono essere per forza e si riducono ancora più negli abbonamenti più bassi. Insomma, vedete un po' voi per quale optare. Il tutto sta per la vostra frequenza nel lavorare su questo sito, oppure, non lo so, siete molto esigenti e vi servono particolari grafiche. Per fare delle distinzioni, ecco tutte le caratteristiche messe a confronto per scegliere nel migliore dei modi. Se necessitate di ulteriori risorse, è possibile creare un piano personalizzato, così da avere la massima produttività. Insomma, ci viene incontro InVideo. Ritornando nella pagina del profilo, oltre a modificare alcune informazioni, c'è la possibilità di creare un gruppo di lavoro, così da collaborare con più persone e trasformare l'attività, diciamo, da uso quotidiano a professionale. Poi, la sezione degli accessi attraverso i principali social, così se intendete, come dicevo prima, caricare direttamente su uno di questi, sarete già connessi in automatico. Se avete dei dubbi, ecco le domande e risposte comuni. Invece, se desiderate ulteriori informazioni / chiarimenti, la pagina di supporto è decisamente esaustiva. Ancora di più c'è la chat di assistenza per avere il completo aiuto. Adesso vi mostro in grandi linee come costruire un progettino. Dico in grandi linee perché di cose ce ne sarebbero da dire, non posso fare un video di 40 minuti, altrimenti capite come funziona la fidelizzazione qui su YouTube. Vabbè, avete tre modi: grafica preimpostata, da testo a video, funzionalità molto interessante che vediamo successivamente, e poi pagina bianca se avete eventualmente più immaginazione. Direi di vedere le prime due, appunto, partendo dalla fabbricata, eh? Passatemi il termine. Vediamo un po' qual è quella che più mi ispira. Questa qui, dai, proviamo questa. Scelgo il formato di default dal 16:9 e tranquilli, potete modificarlo successivamente. Facciamo caricare. Perfetto. Allora, all'inizio, con tutte queste cose, mi è successo anche a me, la pagina potrebbe creare un po' di confusione. Ma se siete pazienti, e vi ricordo che la pazienza è la virtù dei forti, la osservate per 30, ma dico 30 secondi, non vi allarmate più. Quindi, la prima cosa che faccio è vedere le opzioni di una singola scena. Eliminare, duplicare, oh, e finalmente timeline, così ho un miglior spazio di lavoro.
vi modifico del testo, tanto per dare qualche dimostrazione. In alto potete personalizzarlo, come un comune documento Word. Naturalmente potete anche animarlo con effetti in entrata e in uscita, cioè quando compare e quando scompare, intendiamoci. Ci carico il loghettino. Cambio l'inquadratura di questa foto, molto appetitosa direi. Voglio far vedere l'aglio. E a chi non piace può abbandonare questo canale. Cambio la musica anche se non l'ho sentita. Suddivisione per generi, perfetto. Andiamo sull'allegro, dai, col country. Prima di aggiungere la traccia potete riprodurla, così vi risparmiate eventualmente un passaggio. Magari non vi piace, ma la vedo difficile per il country. Voiceover, voce in primo piano, parliamo in italiano. Potete direttamente registrare la vostra voce da qui. Potete caricare un audio che già conservate, ma io vi voglio far vedere qualcosa di un po' più particolare. Quindi, la voce automatizzata. Praticamente, il programma legge il testo che emetto e poi va a generare un audio di quello che ho scritto. Ora vi voglio far vedere la rimozione dello sfondo, funzionalità che sempre cerco, invece di andare su Photoshop, queste cose qui, facciamole direttamente in questo luogo, così facciamo prima. Queste sono le estensioni supportate per l'importazione, magari vi possono essere utili. C'è una buona compatibilità già a vedere così. Vabbè, i filtri, vediamoli velocemente. Lo sfocato ed ecco quello che mi interessa mostrare. Perfetto, adesso sono contento. Qui rinominate il progetto ed ecco, qua potete cambiare il formato come vi dicevo prima, magari non desiderate più un orizzontale e preferite il verticale. Il verticale per le storie Instagram, il video TikTok. Vabbè, lo sapete già, è giusto per fare qualche esempio. Va bene, va bene, va bene. Mando in esportazione Full HD o HD. La versione gratuita vi limita a 720. Lo premetto così, insomma. Sapete già le distinzioni degli account. La codifica ci metterà del tempo, a seconda ovviamente di quanto è complesso il progetto. Più cose ci sono e più dovrete attendere. Ah, visto che ci sono, qui in alto avete i lavori distinti in tutto, quindi trovate, come dice la parola, tutto, bozze, quindi i lavori che non avete finito, i conclusi, quindi quelli già in conversione e quelli scaricati. E poi i cancellati ci devono essere perché magari qualcuno poi desidera ripristinarli. Ancora più su sono disponibili delle guide per chi non si è ambientato nel sito o magari vuole vedere qualche funzione che non ha ancora scoperto. Sono video YouTube, quindi ci trovate anche i commenti degli utenti e di conseguenza di dubbi non ne potete avere, ecco. Oh, il secondo modo. Vabbè, il terzo non sto a mostrarlo, semplicemente si tratta di partire da un foglio bianco. Dicevo, per il secondo si riutilizza l'intelligenza artificiale. L'abbiamo già vista prima, se non ve ne siete accorti. Perché in base alla parola, alla frase che metto, in video capirà il tema a cui mi riferisco e mi genererà delle grafiche ad hoc. Bella, bella, bella questa funzionalità che ultimamente sta andando... non di moda, vabbè, viene molto utilizzata, vedo, in tutti gli altri software. Concludendo, vi do sempre le solite considerazioni, ragazzi, altrimenti non vi avrei portato questo contenuto. Ovviamente, quindi, il servizio è
più che ottimo, non ho avuto nessun rallentamento durante la fase di progettazione. Ecco, per 2-3 volte quando andavo a eliminare una pagina ci stava qualche minuto a cancellarla, ma vabbè, può darsi che erano ore dove il traffico era molto molto voluminoso, ma comunque in generale il video è promosso. Mi piacerebbe averlo anche su smartphone, questa sarebbe la mia richiesta, smartphone e tablet naturalmente, sotto forma di applicazione, in modo da aumentare ancora più la produttività. Così i documenti, i progetti, possiamo gestirli in qualsiasi luogo. In descrizione trovate il link che rimanda al sito. Ho per voi anche un codice sconto che vi fa risparmiare ben il 50%. Se no, che ci sa fare qui? Alla prossima!